こんにちは、泉です。お元気ですか？今日はいい形容詞の漢字の2回目です。このチャンネルでは日本語の文法、漢字、言葉などを簡単な日本語とイタリア語で説明しています。私たちジャパミーチはTwitch でも日本語の授業をしていますので、ぜひ応援してくださいね。チャンネル登録と Twitch のフォロワーもお願いします。さて、今日の漢字は大きい、小さい、それから多い、少ないです。小さいと少ないの漢字はとても似ていますよね。大きいと多いは音が似ています。これらを間違えないで使えるように練習しましょう。まずこの言葉を使った例文を見ます。それから一つずつ意味と読み方を勉強します。最後には漢字を一緒に書きましょう。では最後まで見てくださいね。ではまず例文を見ましょう。 Andiamo a vedere le frasi d'esempio。 大きい声で話してください。大きい声で話してください。 Parla per favore con la voce alta。 Voce alta, questa alta in giapponese si dice grande, 大きい。 L'aggettivo di oggi, 大きい。大きい声 e la voce alta. Questo aggettivo 大きい va a spiegare la voce. Quindi si mette prima di un sostantivo 声. 東京は人が多いです。多い è numeroso. Quindi questa frase vuol dire che a Tokyo ci sono tante persone. Hito ga oi desu. Attenzione, oi, sukunai, wa, bun no owari ni tsukimasu. Cioè, oi hito ga imasu, non si può dire, ma invece hito ga oi desu. Mettiamo oi in fine della frase. Daietto no kouka ga ookii.ダイエットの効果、efficacia が大きい。L'efficacia della dieta è grande. In questo caso, 大きい messa in fine della frase. Come tutti gli aggettivi, si possono mettere in fine della frase. 多くの人が東京に住んでいる。Tante persone abitano a Tokyo.Ho detto che oi non si può mettere prima di un sostantivo, però facendo okuno, così si può mettere prima di un sostantivo. Okuno hito ga Tokyo ni sunde iru. Kono mache ni wa chiisai kodomo ga takusan imasu. Chiisai kodomo. Chiisai va a spiegare kodomo che è bambino.In questa città ci sono tanti bambini piccoli, chiisai kodomo. Mentre kono machi wa gaikokujin ga sukunai desu. Sukunai va messo in fine della frase, quindi questa frase dice in questa città ci sono pochi stranieri. Anche qui non si può dire sukunai gaikokujin ga imasu.このカバンはあのカバンより小さいです。Questa borsa è più piccola di quell'altra borsa. このカバンはあのカバンより小さいです。Mentre 少ない食べ物を食べます。Non si può dire. Come la frase giapponese naturale diventa 食べ物をあまり食べません。Sukunai tabemono tabemasu significa mangio poco cibo e questo nella lingua giapponese naturale diventa non mangio molto. Tabemono amari tabemasen.
Quando vogliamo dire che poco, questo poco esprimiamo come la frase negativa amari masen. Adesso andiamo a vedere letture kunyomi alla giapponese, onyomi alla cinese, poi vediamo alcune parole costruite di onyomi. Questo kanji è chi sai. Sai e okurigana che vanno fuori da kanji. Kanji a sé si legge chi. Kore wa kunyomi desu ne. Oppure ko. Onyomi wa shou. Significato è piccolo. Questo kanji è suku nai. Vedete che sono molto simili nella scrittura, ma il significato è poco. Chisai è piccolo, sukunai è poco. È ancora più difficile perché questa in onyomi è uguale a piccolo che shou. Anche questo si legge shou. Sukunai oppure sukoshi. Questo kanji è ooki, ooki, grande. Onyomi wa dai oppure tai. Mentre questo kanji è ooi. Tra questi due il suono è molto simile. Ooki, grande, ooi e numeroso. Onyomi wa ta. Qui sotto ci sono le parole scritte solo in kanji. Vediamo che significa. Primo è shogakko. Gakko è la scuola. Shou è piccolo, quindi shogakko è la scuola elementare, la scuola piccola per i piccoli. Questo è kozutsumi. Kozutsumi. È un po' raro, ma qui è usato kunyomi, che ko, non shou. Kozutsumi è un pacchetto piccolo da spedire. Questo è shōsūten. Shōsūten è per la cifra di, per esempio, 100, punto e 1, 2, 3. Questo punto che viene messo prima di e altre cifre più piccole, shōsūten. Le parole con sukunai. Shō, shōnen. Sono i ragazzi minorenni. Ragazzi, ragazze, tutti e due, però di solito usata di più per i ragazzi maschi. Shōnen manga sono quel fumetto per i ragazzi. Tashō, un po' di. I kanji di ooi e kanji di sukunai letto insieme, tashō, il significato è un po' di. Shōshō. Due volte ripetuti shou, cioè questo non è un kanji, ma invece un simbolo per dire che si ripete stesso kanji. Quindi scritta così è la stessa cosa, shōshō. Questo è esattamente skoshi, un po' poco. Shōsu significa queste cifre dopo shōsūten. Dai gaku, l'università, grande scuola, università. Mentre questo è tutto insieme si legge otona. Otona, adulti. Quindi shonen sono minorenni, otona sono adulti. Tasu, ta oi su kazu, quindi sono numerosi. Detto più formale di oi, tasu. Quindi tasu no hito, le persone, tante persone. Tayose, diversità. Tayose. Allora andiamo a scrivere questi quattro kanji. Tenete la penna e foglio. Ci sai. Piccolo. 1, 2, 3, 4,
さい、ちさい、小学校、la scuola elementale。 少ない、1 2 3 4 少ない、少ない、え、少年、i ragazzi minorenni。 大きい、1 2 3大きい、大きい、大学、l'università。 多い、numerosi、 1 2 3 4 5 6 多い、多い、多数、un po' di tassù. Bene, allora oggi abbiamo finito. Ci vediamo nella prossima settimana e anche Twitch. Matane!